Tra poco il notiziario di ETV. Tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Noleggi attrezzature che sollevano persone e materiali? Ricorda, non basta noleggiare soluzioni a prezzo basso. Affidati a Locatop. Sicurezza e qualità nei servizi e nei prodotti. Personale qualificato e formato per sopralluoghi, consegne e assistenze. Locatop. Noleggio sereno, informato e sicuro a prezzi competitivi. Trova la filiale più vicina a te. www.locatop.it. Locatop. Il noleggio sicuro a portata di mano. Tragico incidente stradale ieri sera a Sant'Agata Bolognese, nella Bassa, al confine con la provincia di Modena. Un motociclista di 25 anni si è scontrato frontalmente contro un'auto lungo un rettilineo. Per lui non c'è stato nulla da fare. Fa ancora discutere la decisione dell'amministrazione comunale di non far svolgere il mercatino francese in piazza Minghetti. Era diventato un appuntamento fisso del Natale a Bologna. È stato annullato a causa dei cantieri della Garisenda e del tram. I cittadini che abbiamo intervistato non condividono la decisione dell'amministrazione. È una decisione sbagliata, richiamava tante persone, dicono. Rendere più attrattiva la professione infermieristica con una laurea magistrale assicurando incentivi economici è la proposta di legge dell'assessore regionale alla sanità Raffaele Donini, appoggiata dal candidato governatore del centro-sinistra Michele De Pascale, per supportare la crescita professionale degli addetti ed arginare l'ingresso nel settore di lavoratori stranieri. In Piazza Maggiore 3.000 piatti vuoti, poi riempiti di prodotti alimentari per aiutare le mense di Bologna. La colletta alimentare è stata promossa dal CEFA di Bologna, raccolti fondi anche per realizzare un progetto di sviluppo agricolo in Etiopia. Ogni italiano spreca circa 36 kg di cibo all'anno, una quantità che secondo l'osservatorio dell'app Sprecometro è in aumento. Recentemente poi è stato sottoscritto un accordo tra Last Minute Market e CAMST per combattere lo spreco alimentare. Masi Ristrutturazioni, dal 2011 attivi sul territorio bolognese, specializzati in ristrutturazioni di pregio per privati e attività commerciali, grazie a un team formato da operai e artigiani esperti e con l'ausilio di moderne attrezzature. Si eseguono anche manutenzioni condominiali, rifacimento tetti, consolidamenti strutturali, lavorazioni in cartongesso e trattamenti antimuffa. Ci trovate nella nuova sede in via Cicogna 34A a San Lazzaro di Savena. Masi Ristrutturazioni, soluzioni innovative. Qualità italiana. Buonasera e benvenuti a ETG Bologna e con la cronaca che si apre questa sera al nostro telegiornale con la notizia dell'ennesimo incidente stradale mortale avvenuto ieri sera nella Bassa Bolognese. Siamo nel comune di Sant'Agata Bolognese, quasi al confine con la provincia di Modena. Lo scontro tra una motocicletta ed un'automobile ha provocato il decesso del conducente della motocicletta, un 25enne che purtroppo è deceduto sul colpo. Vediamo i dettagli in questo servizio. Erano le 19.15 quando nella pianura tra Bologna e Modena, su questo rettilineo sulla provinciale 255 tra Sant'Agata e Nonantola, per cause in corso di accertamento, il 25enne Paolo Cancian, originario della provincia di Venezia, a bordo di una grossa moto da cross Cagiva 650, si è scontrato frontalmente dopo una rotonda al chilometro 16 con una Opel Astra guidata da un 37enne di San Giovanni in Persiceto. Lo schianto è stato talmente violento che entrambi i veicoli sono finiti fuori strada e i mezzi sono stati ritrovati nel campo adiacente. Questo è ciò che rimane della grossa motocicletta. Il 25enne è morto sul colpo, mentre l'automobilista è uscito praticamente illeso, anche se sotto shock. L'allarme è stato dato da altri automobilisti di passaggio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, i sanitari del 118 e l'elisoccorso, che non hanno potuto fare nulla per il motociclista. I carabinieri si sono occupati dei rilievi di legge. La strada è stata chiusa fino alle ore 22.30. Voltiamo pagina, veniamo a un altro argomento molto caldo in questi giorni. Parliamo del mercatino francese, il cosiddetto mercatino francese di Piazza Minghetti. Fa ancora discutere la decisione dell'amministrazione comunale di non farlo svolgere, non si svolgerà questo Natale. Era diventato un appuntamento fisso appunto per il periodo natalizio a Bologna. È stato annullato a causa dei cantieri che riguardano in questi mesi, anzi in questi anni, la Garisenda
azienda in questi mesi il tram. I cittadini che abbiamo intervistato sotto proprio ai piedi della statua di Minghetti non condividono la decisione dell'amministrazione, è una decisione sbagliata, dicono, richiamava tante persone. Vediamo le interviste di Giuseppe Pilloni. Niente mercatino francese di Natale in piazza Minghetti quest'anno. L'assessora al commercio Luisa Guidone ha spiegato, visti i lavori e la zona sempre più congestionata, abbiamo chiesto agli organizzatori del mercatino di trovare insieme un'altra collocazione o diminuire i giorni di durata degli stand, ma le nostre proposte non sono state accolte, ma i cittadini che abbiamo intervistato non sono d'accordo con la decisione dell'amministrazione comunale. Sono molto contrariato perché, diciamo, da bolognese, da utente, da cittadino e lavoratore del centro, trovo che questa cosa facesse piacere a tutti i bolognesi, fosse veramente un motivo di leggerezza e una cosa molto trasversale, visto che la nostra amministrazione è tanto attenta al turismo, diciamo che questo poteva essere un leitmotiv in più per attirare ulteriormente turisti nella fascia del centro, nel quadrilatero. Non trovo che la decisione sia giusta, richiamava tante persone. Io abito fuori Bologna, venivo a Bologna in centro per Natale solo per il mercatino. Adesso credo che non venerò più. Credo che stiano facendo morire il centro in questo modo, fra tutto. E sono dispiaciuta perché non c'è. Io abito in centro, quindi in centro ci vengo, però anche secondo me era una, diciamo, una manifestazione molto carina e quindi mi dispiace che non ci sarà quest'anno. Mi dispiace tanto perché comunque era un mercatino molto valido, cioè comunque anche per quanto riguarda i prodotti erano molto artigianali e quindi a me piaceva molto. Peccato perché insomma in una Bologna un mercatino francese ci voleva. Passiamo alla politica. L'assessore regionale alla sanità Raffaele Donini ha presentato un progetto di legge regionale che per rendere più attrattiva la professione infermieristica prevede una laurea magistrale e incentivi economici. La proposta è stata accolta favorevolmente dal candidato governatore della regione per il centrosinistra Michele De Pascale. Il servizio di Riccardo Borsari. Assessore Donini, come si rendono più attrattive le professioni infermieristiche? Lo scriviamo qui in questa proposta che il candidato presidente De Pascale ha accolto, non certamente ricorrendo alle professioni infermieristiche indiane o diciamo internazionali, per quanto un attamponamento ci vuole la situazione di oggi, ma noi vogliamo ragionare in prospettive, quindi rendendo più attrattiva la professione attraverso una laurea infermieristica che diventa anche specialistica non solo nell'organizzazione manageriale ma anche nella clinica, nella pediatria, nella psichiatria, nella gestione degli infermieri di comunità, di famiglie di comunità, cosa che vogliono gli stessi professionisti che fanno la laurea magistrale. Poi una remunerazione che, così come è stato fatto nel 2021, non chiediamo niente di più, niente di meno, riconosca da un lato per la dirigenza medica l'esclusività, l'istituto dell'esclusività e quindi un aumento di remunerazione, e anche per quello che riguarda la specialità infermieristica lo faccia assieme appunto a tutte le altre professioni sanitarie. Occorre 1 miliardo di euro a livello nazionale, ne faremo un progetto di legge di iniziativa regionale per obbligare il Parlamento a discutere, perché va bene il provvedimento tampone degli infermieri presi dall'estero o dei medici che dobbiamo reperire in qualche modo, ma dobbiamo rendere più attrattiva la professione medica, infermieristica e sanitaria. Allora, è una proposta ovviamente che ha una forte componente anche di sfida al sistema, perché il tema è che noi vogliamo essere la regione italiana che mette in campo le maggiori opportunità, le maggiori possibilità per le professioni infermieristiche, sia di contribuire a tutto il sistema, anche di venire riconosciute per la loro professionalità. C'è sicuramente un tema di battaglia, di ingaggio. Raffaele è stato un gladiatore in questi anni a livello nazionale nella conferenza delle regioni per difendere il servizio sanitario nazionale e ha condotto battaglie frontali, purtroppo alcune vinte e alcune perse, nel senso che non sempre i governi hanno ascoltato quello che l'Emilia Romagna chiedeva. Io da candidato dico che nell'ambito di ciò che la legge consentirà di fare alla regione Emilia Romagna noi faremo il massimo possibile per la valorizzazione delle professioni infermieristiche.
Botta e risposta poi sul tema dell'aborto tra i due candidati alla presidenza della regione, Elena Ugolini e Michele De Pascale. Appunto, la Ugolini si è detta favorevole all'ingresso delle associazioni pro vita nei consultori, di parere contrario invece De Pascale, che sentiamo ancora. Sul fronte dei diritti e in particolare sul tema dell'aborto, le associazioni pro vita, se hanno titolo per entrare nei consultori, potrebbero farlo. Lo ha detto la candidata per il centrodestra alla presidenza dell'Emilia-Romagna, Elena Ugolini, intervenendo ad un incontro elettorale. Riguardo l'interruzione volontaria di gravidanza, una soluzione, evidenziato la Ugolini, potrebbe essere quella di riutilizzare un vecchio protocollo del comune di Forlì, che prevedeva che il primo colloquio della donna determinata ad abortire fosse con un assistente sociale, per parlare di eventuali problemi di lavoro o di casa. Il risultato è stato che in 3 anni oltre 200 donne hanno deciso di non abortire. Le famiglie, ha concluso la Ugolini, vanno aiutate per conciliare lavoro e famiglia. Di parere contrario il candidato del centro-sinistra, Michele De Pascale, che dice no alle associazioni pro-life nei consultori. Senta, la sua avversaria dice le associazioni pro-vita nei consultori. Lei cosa dice? Io non sono d'accordo e peraltro ha anche citato a sproposito un'esperienza che è quella di Forlì, che non prevedeva questo ma prevedeva la valorizzazione di personale del Servizio Sanitario Nazionale e dei consultori, cioè nel senso il tema è una donna non vuole abortire e deve avere una risposta sociale per accompagnare la sua scelta, questo percorso va fatto da professionisti specializzati. Una donna ha fatto una scelta, nessuno si può permettere nell'ambito di quella scelta di renderla ancora più gravosa e ancora più pesante. Quindi nel servizio sanitario regionale, nei consultori, nei servizi sanitari servono persone preparate che rispondano al servizio sanitario nazionale. Le battaglie politiche si fanno fuori dai servizi, non dentro i servizi. Cambiando campo, invece, Fratelli d'Italia ha presentato la lista dei candidati alle prossime elezioni regionali. In questa regione si può vincere, dicono il viceministro Galeazzo Bignami e il capogruppo alla Camera dei Deputati di Fratelli d'Italia, Tommaso Foti, il servizio di Giuseppe Pilloni. Qual è l'obiettivo che vi ponete a questa regione? Dopo tanti anni di governo della sinistra, il cambiamento è un fatto che dovrebbe essere d'obbligo. Ovviamente scelgono gli elettori, ci presentiamo con un candidato, Elena Ugolini, che è sicuramente competitivo, che sa toccare le corde dell'opinione pubblica e come Fratelli d'Italia in tutte le circoscrizioni dell'Emilia-Romagna, a partire da Bologna, presentiamo delle liste competitive. Si possono vincere, proprio oggi è la dimostrazione di come il rapporto tra una regione e un governo che dialogano sui temi concreti e realizzano gli interventi come la ZLS costituisca una bellissima opportunità di sviluppo per questo territorio ed è il motivo per il quale confidiamo che con Elena Ugolini, Presidente, si realizzino ancora di più questi miglioramenti per la nostra bellissima regione. L'alluvione può incidere? Crediamo che quello che ha detto Gian Figliolo sia corretto, va tenuta fuori l'alluvione rispetto ai temi della politica, abbiamo dovuto ristabilire la verità dopo accuse assolutamente insensate finalizzate a scaricare la responsabilità altrui compiuta da parte del PD e ristabilendo la verità dei fatti. Questo territorio è trascurato a causa di un'assenza di manutenzione che viene da chi da 50 anni governa questa regione, la sinistra. L'astensionismo può essere un ostacolo, che di solito sono più quelli centrodestra che non vanno a votare. L'astensionismo è un ostacolo per la democrazia e quindi è necessario che il voto sia diffuso, che tutti sollecitino la partecipazione, perché comunque al di là di quello che è l'esito, una partecipazione alle urne è un buon segnale di democrazia. Elena Ugolini è una candidatura che nasce per rivolgere anche uno sguardo a quei mondi che non si ritrovano nella politica di sinistra, che ritengono che il governo nazionale sia affidabile e serio, ma che vogliono incontrare in una proposta appunto libera da caratterizzazione di partito una figura come Elena Ugolini che realizzi le proprie speranze e aspirazioni. Voltiamo pagina, ha preso il via alla Fiera di Bologna la 5ª edizione del Salone Nautico. Da oggi fino a domenica 20 ottobre sono esposte oltre 80 barche fra i 5 e i 12 metri. Vediamo. Torna la Nautica a Bologna, la 5ª edizione del Salone Nautico Internazionale. La rassegna è dedicata alla media e piccola nautica, quella compresa tra i 5 e i 12 metri, un'occasione per vedere quali sono le novità del settore. Un range abbondante di misure, abbondante di modelli e ognuno ha la possibilità con la propria tasca di poter sognare comprando un'imbarcazione e mettersi in giro per i mari sentendosi un ammiraglio. Ecco.
Quante sono le barche e i marchi presenti qui alla Fiera di Bologna? Allora, abbiamo più o meno una sessantina di brand, abbiamo oltre 150 imbarcazioni, c'è una ricchezza di modelli anche nuovi presentati, quindi sforzi da parte degli espositori a poter portare qua il proprio gioiellino in anteprima internazionale. Come va il settore? Allora, il settore va abbastanza bene, nel 2023 abbiamo avuto un grosso trend positivo, ci auguriamo di averlo anche nel 2024, anche se abbiamo una carenza ancora più esasperata di posti barca, quindi abbiamo bisogno di marine, perché per ogni barca venduta c'è un ormeggio da acquisire, e questo purtroppo oggi su 10 imbarcazioni vendute riusciamo più o meno in tante regioni a sopperire soltanto la metà delle richieste. Il settore della nautica è un settore strategico e principale per il paese Italia, i numeri sono chiari, siamo i primi produttori al mondo di imbarcazioni da diporto, quindi anche da parte del governo c'è un'attenzione straordinaria verso questo settore. Abbiamo istituito il Ministero del Mare anche per dare un messaggio chiaro al mondo della nautica e del mare in generale. È chiaro che quando un settore cresce come questo c'è bisogno anche di parlare di sicurezza, lo stiamo facendo, una serie di atti normativi e lo continueremo a fare. Parliamo di solidarietà adesso. Questa mattina in Piazza Maggiore si è svolta l'iniziativa Riempi il piatto vuoto, organizzata da Cefa Onlus per raccogliere fondi a sostegno di un progetto di sviluppo agricolo in Etiopia. Riccardo Borsari. Se fermiamo la guerra, fermiamo la fame. È lo slogan dell'iniziativa di solidarietà Riempi il piatto vuoto che si è svolta in mattinata in Piazza Maggiore per raccogliere fondi a sostegno dei progetti Cefa Onlus per combattere la fame nel mondo in occasione della giornata mondiale dell'alimentazione e per lanciare una colletta alimentare per aiutare le mense di Bologna. Sono stati oltre 150 i volontari che si sono alternati per preparare il più grande piatto vuoto del mondo, formato da 3.000 piatti che sono poi stati riempiti grazie a donazioni di associazioni, parrocchie, aziende e scuole della provincia. Le offerte raccolte in denaro saranno destinate ad un progetto di sviluppo agricolo in Etiopia. Siamo qui oggi in Piazza Maggiore in occasione della giornata mondiale dell'alimentazione perché ancora c'è bisogno di combattere la fame, perché 733 milioni di persone nel mondo soffrono la fame, soprattutto in Africa e soprattutto a causa dei conflitti e della crisi climatica. Oggi qui raccogliamo fondi per sostenere progetti in Etiopia, dove la guerra col Tigray ha veramente creato una situazione di fame e povertà estrema, e raccogliamo anche cibo per le mense della città di Bologna, perché c'è bisogno anche di aiutare nel nostro territorio le persone che hanno difficoltà a procurarsi il cibo. Il CEFA da 50 anni lavora per la cooperazione e la solidarietà, Bologna è la nostra città, abbiamo tantissimi aiuti e tantissime persone che ci danno una mano e chiediamo a tutti di non dimenticarsi di chi soffre la fame, perché la fame ancora è una piaga e la guerra è la principale causa della fame nel mondo. E dall'altra parte c'è lo spreco alimentare che è tanto. Pensate che ogni italiano spreca circa 36 kg di cibo ogni anno, una quantità che secondo l'osservatorio istituito dall'app Sprecometro è in aumento. Recentemente poi è stato sottoscritto un accordo tra Last Minute Market, che ha sede a Bologna, e la CAMST per combattere lo spreco alimentare. Vediamo. Giorgio Segre, project manager di Sprecometro, un'app, ci spieghi come funziona? Sì, è un'app che è nata nel 2023 a gennaio e serve per rilevare e misurare lo spreco alimentare in Italia. L'app nasce con l'obiettivo di dare un punto zero all'Agenda ONU 2030, l'obiettivo 12.3 è proprio dimezzare al 2030 lo spreco alimentare, e da lì quindi con un misuratore, un diario con tutti gli alimenti, un database di alimenti molto vasto, è possibile registrare l'impronta economica, idrica e ambientale tramite la misurazione in grammi del proprio spreco. Da qui poi Sprecometro ti dà la possibilità di avere dei contenuti che ti permettono di imparare a fare prevenzione proprio da solo a casa tua. In così poco tempo di vita avete già capito qual è un po' la tendenza? Sì, beh, noi abbiamo anche un osservatorio che ci permette di raccogliere i dati italiani sullo spreco alimentare, lo facciamo già ormai da più di 10 anni, e ci dicono che quest'anno rispetto all'anno scorso siamo aumentati di più del 40%. Adesso un accordo con CAMST. Sì, CAMST, azienda di ristorazione collettiva, ci permette di entrare anche nelle scuole primarie in particolare, sia con la formazione degli insegnanti, sia tramite il collegamento ai genitori che proprio direttamente agli studenti. Riusciamo a fare monitoraggio dentro le mense scolastiche e anche una parte di formazione proprio a loro.
Mattia Grillini, vicepresidente di CAMST, con questo accordo con Sprecometro che cosa volete ottenere? Ma il nostro obiettivo è quello di contribuire alla lotta al contrasto allo spreco alimentare e lo facciamo con un progetto educativo dedicato ai bambini, dedicato alle scuole. Con le scuole come interagite in particolare? Beh, CAMST è in tante scuole con il servizio di refezione scolastica. Pensiamo che ogni giorno 250.000 bambini mangiano un piatto preparato in una delle nostre tante cucine su tutto il territorio nazionale. Sempre di più la refezione scolastica è educazione alimentare, quindi educare i bambini alla corretta nutrizione, all'ambiente, alla sostenibilità e anche allo spreco alimentare, che è naturalmente uno dei grandi peccati della nostra civiltà. A proposito di sostenibilità, a cui si accennava, la direttiva dell'Unione Europea sulle case green e le comunità energetiche è stato al centro del convegno organizzato al SAIE, il Salone delle Costruzioni, da Confabitare, Associazione Proprietari Immobiliari. Tra i relatori anche l'europarlamentare Stefano Cavedagna. Vediamo il servizio di Alessia Salvatori. Confabitare, associazione proprietari immobiliari, ha organizzato all'interno del SAIE di Bologna una tavola rotonda dal titolo «Dalla direttiva UE sulle case green alle comunità energetiche, quale futuro per l'Italia?». L'evento ha visto la partecipazione di esperti del settore che hanno discusso le sfide della transizione energetica e il ruolo delle case green e delle comunità energetiche nel contesto italiano, alla luce appunto della recente direttiva UE. Dal dibattito è emerso il nodo della transizione energetica, un processo che promette di trasformare l'edilizia italiana in chiave sostenibile, ma che pone interrogativi complessi legati ai costi, ai tempi e alle specificità del contesto immobiliare nazionale. Il futuro dell'Italia dipende molto dalle modifiche che verranno portate a questa direttiva e da come il nostro Stato lo applicherà. Perché è chiaro che tutti noi siamo favorevoli a una riqualificazione energetica dei nostri edifici, una riqualificazione di tutti gli edifici in generale, a un risparmio energetico e alla salvaguardia dell'ambiente. Però bisogna vedere con quali costi e quali tempi. Ecco, l'onorevole Cavedagna faceva una proposta, ovvero quella di attingere ai fondi europei per poter finanziare questa rivoluzione energetica. Questo sarebbe sicuramente un passo importante, un valido aiuto per la categoria dei proprietari che porterebbe sicuramente entusiasmo e incentiverebbe molto a effettuare questi tipi di lavori. Tra i relatori del convegno anche l'europarlamentare di Fratelli d'Italia Stefano Cavedagna, critico nei confronti della direttiva europea. Come gruppo dei conservatori e Fratelli d'Italia a livello europeo abbiamo già detto in maniera chiara che siamo contrari a questo tipo di direttiva, che impone degli sforzi particolarmente stringenti ai paesi e anche ai consumatori, anche ai cittadini. Penso soprattutto a tutti coloro che sono proprietari immobiliari o che fanno degli investimenti immobiliari. Ricordiamo che l'Italia è un paese che viaggia sul 75% di cittadini che è proprietario dell'immobile in cui vive e tra l'altro il parco immobiliare italiano è uno dei più vetusti, di più antichi, tralasciando il tema dei centri storici. Pertanto sarebbe un costo sulle spalle dello Stato italiano e dei cittadini italiani assolutamente elevato. Quindi non solo cercheremo di applicare questa direttiva in maniera che non sia dannosa per il consumatore, per il cittadino, per il piccolo proprietario immobiliare, ma ancora di più proporremo a livello europeo una modifica, una revisione del suo impianto. Noi adesso ci fermiamo, una breve pausa, torniamo tra poco. Noleggi attrezzature che sollevano persone e materiali? Ricorda, non basta noleggiare soluzioni a prezzo basso. Affidati a Locatop. Sicurezza e qualità nei servizi e nei prodotti. Personale qualificato e formato per sopralluoghi, consegne e assistenze. Locatop. Noleggio sereno, informato e sicuro a prezzi competitivi. Trova la filiale più vicina a te. www.locatop.it. Locatop. Il noleggio sicuro a portata di mano. Masi Ristrutturazioni, dal 2011 attivi sul territorio bolognese, specializzati in ristrutturazioni di pregio per privati e attività commerciali, grazie a un team formato da operai e artigiani esperti e con l'ausilio di moderne attrezzature. Si eseguono anche manutenzioni condominiali, rifacimento tetti, consolidamenti strutturali, lavorazioni in cartongesso e trattamenti antimuffa. Ci trovate nella nuova sede in via Cicogna 34A a San Lazzaro di Savena. Masi Ristrutturazioni, soluzioni innovative. Qualità italiana. Mangiare sano e buono?
Semplice. Fai come me. Io vado a fare la spesa al mercato coperto Campagna Amica di Porta Galliera a Bologna, dove trovo gli agricoltori con i loro prodotti agricoli e le loro eccellenze agroalimentari da portare sulla nostra tavola. Il mercato coperto Campagna Amica ti aspetta a Bologna in via Galliera 60C il mercoledì con nuovo orario dalle 9 alle 14 e il sabato dalle 9 alle 14. Tra i più importanti saloni di Bologna da oltre 25 anni, Magica Parrucchieri è molto più di un hairstylist. Uno staff giovane e dinamico all'interno di un concept store al servizio della tua immagine, per la cura e la bellezza dei tuoi capelli. In una location dedicata troverete ad accogliervi la professionalità di Estetica Lara. Rimani sempre aggiornato seguendo Magica Parrucchieri anche su Facebook e Instagram. Magica Parrucchieri ed Estetica Lara, via Procaccini 10, telefono 051 36 16 12, 051 36 16 06. Berta e Rita Abbigliamento ti aspettano i suoi locali a Forlimpopoli in via Aurelio Saffi 78 con parcheggio privato. Proponiamo nelle taglie regolari, calibrate ed extra large, abbigliamento sportivo, elegante da cerimonia, casual e intimo, con un vasto assortimento sia per uomo che per donna. Vieni a trovarci. Abbigliamento Berta e Rita. Noleggi attrezzature che sollevano persone e materiali? Ricorda, non basta noleggiare soluzioni a prezzo basso. Affidati a Locatop. Sicurezza e qualità nei servizi e nei prodotti. Personale qualificato e formato per sopralluoghi, consegne e assistenze. Locatop. Noleggio sereno, informato e sicuro a prezzi competitivi. Trova la filiale più vicina a te. www.locatop.it. Locatop. Il noleggio sicuro a portata di mano. Il nuovo studio con ETG compie 45 anni la scuola di teatro Colli. Ho ricevuto molti riconoscimenti, ma tutti da fuori Bologna. Il sindaco Matteo Lepore non mi ha mai aiutato, forse per le mie idee, dice il fondatore della scuola, Emanuele Montagna, che quindi apre una piccola polemica. Vediamo. Emanuele Montagna, la sua scuola compie 45 anni, un traguardo importante. Lei ha anche ricevuto un'onorificenza importante. Beh sì, l'onorificenza, quella inaspettata del Presidente della Repubblica Mattarella, che nel gennaio di quest'anno mi ha dato il titolo di commendatore per meriti artistici. E accanto a questo mio merito personale che metto da parte, i numerosi riconoscimenti che sta avendo la scuola a livello nazionale e vedere i nostri studenti che ottengono premi su premi. Tu stesso ne hai intervistata una qualche tempo fa, Asia Galeotti, che vince il premio Wanda, seconda al premio Wanda Capodaglio. Sono cose importantissime. Alessandro Leo con Aleo Film come produttore, che sta ottenendo dei premi in tutta Italia e all'estero. Tutto questo mi riempie di orgoglio. Tuttavia c'è da dire qualcosa che non va. Tutti questi riconoscimenti arrivano tutti da fuori Bologna. E allora voglio capire perché Bologna, soprattutto dopo le difficoltà del Covid, e noi abbiamo immesso dei capitali personali per fare andare avanti la scuola. Dallo Stato non abbiamo avuto altro che oboli, alcuni dei quali vanno anche restituiti. E da parte del Comune di Bologna, ecco, io approfitto per parlare direttamente con te, Matteo Lepore, col sindaco di Bologna, con tutto il rispetto. Matteo, ci siamo incontrati già 2-3 volte, ho parlato anche con la vecchia assessora delegata alla cultura, Elena Di Gioia, tante promesse, ma nulla di fatto, non ci stai aiutando. E allora mi chiedo perché questo accade a Bologna, quando in tutte le parti d'Italia ho sostegni morali e anche materiali da tutte le parti. E probabilmente sono le mie idee liberali che professo da quando è nato la scuola di teatro Colli, che si chiama così perché era la scuola della quartiere Colli. Allora Matteo, per favore, dimmi che cosa posso fare. Ho chiesto anche un appuntamento con la dirigente alla cultura. Te lo chiedo pacatamente. Qual è il motivo di questo ostracismo?
Lo sport, nuova medaglia per i bolognesi Caterina Artoni e Raul Allegranti, scusate, che si sono laureati vicecampioni del mondo in coppia danza senior ai recenti mondiali di pattinaggio di Rimini. Scusate, il pattinaggio non è proprio il mio sport, vediamo. Caterina Artoni, Raul Allegranti, da poco vicecampioni in coppia danza ai mondiali di Rimini. Come è andata questa esperienza? Ciao a tutti, siamo molto contenti del risultato che abbiamo ottenuto quest'anno, migliorandoci rispetto all'anno scorso. È stata una competizione piena di passione, energia, che abbiamo riscontrato anche da parte del pubblico, perché erano i mondiali in casa. Quindi c'erano tutti i nostri parenti, tutta la società che è venuta a vederci, un sacco di nostri amici, quindi è stato diverso dagli altri anni ed è stato bellissimo poter far vedere appunto a loro e a chi c'era a guardarci quello che noi facciamo, insomma. La gara com'è andata? Ma la gara è andata molto bene, finalmente siamo riusciti ad ottenere una medaglia d'argento ai campionati del mondo senior e le prestazioni sono state, direi, le migliori che abbiamo avuto finora, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista artistico. E c'era anche un po' questa voglia di riscatto, perché comunque abbiamo sempre affrontato, cioè, diciamo, non è il primo campionato del mondo che affrontiamo, ma gli scorsi abbiamo sempre avuto qualche piccolo intoppo dovuto magari alla tensione. Invece questa volta finalmente siamo riusciti a gestirla bene e tutto è andato veramente per il meglio. E sono parecchi anni che ora pattiniamo insieme, abbiamo sempre fatto coppia noi due e quindi abbiamo condiviso tanto. Abbiamo 22-23 anni, quindi siamo ancora giovani, però diciamo che dal punto di vista sportivo inizia a essere... Quanti anni è che siamo senior? 4? Probabilmente siamo, sì, ecco, la coppia più longeva. Sì, esatto, la coppia più longeva sotto questo punto di, sì, vista. Al giorno d'oggi, sì, siamo assolutamente forse i più longevi e quelli che pattinano insieme da sempre, perché, sì, tutte le coppie sono praticamente coppie nuove o comunque di recente formazione. Noi siamo gli unici che pattiniamo da quando avevamo 10 anni, quindi sono già quasi 12-13 anni che pattiniamo insieme. È un bel numero in senso di tempo. Sì. Prossimi appuntamenti? Prossimi appuntamenti. Gare, si parla dell'anno prossimo. Prossimo appuntamento a livello nazionale sarà il raduno della nazionale che si terrà a Forlì a fine febbraio, inizio marzo. Quindi primo impegno, diciamo, italiano. Dopodiché campionato regionale, campionato italiano e successivamente prossimo anno campionato del mondo. In Cina, dicono. Da quello che sappiamo. Quindi, sappiamo, sì, non sappiamo esattamente la location. Circa, però si parla essere, di Cina. Esatto, tipo Shanghai, Pechino, si vociferano un po' queste location, un po' lontane di nuovo. Sì. È tutto, il nostro telegiornale si chiude qui. Grazie a tutti voi per averci seguito. Vi auguro una buona serata e un buon fine settimana. Arrivederci. ETV è sempre più online col nuovo sito www.e-tv.it, costantemente aggiornato per vedere o rivedere i servizi della giornata, i telegiornali e tutti i programmi della nostra emittente. www.e-tv.it e ti connetti con la realtà che ti circonda.